Allora, ecco, c'era... Presidente, ora ve la dovete pigliare con lui, a me mi dovete rompere più. Il presidente Foggia Calcio è lui se ne piange. Giornalisti e tifosi. Presidente, se vinciamo andiamo insieme, se perdiamo va solo. Suona il pianoforte. Quello che dice Zema. Allora, quando perdiamo andate voi. Quando vinciamo insieme. Allora, un attimo, insomma, le prime parole da presidente del dottor Biancofiore. Ma le prime parole sono... soddisfazione e entusiasmo, perché vedere la gente di Foggia come si entusiasma per un sogno che, come tutti i sogni, possono anche diventare realtà, noi speriamo, così come lo slogan dice, che possa diventare realtà, e da qui può ripartire anche un rilancio territoriale straordinario. Il bilancio della città attraverso il calcio. Assolutamente, lo sport. Ma non abbiamo tempo per parlare, non ti preoccupare. Don Pasquale, si diceva sempre, Casillo ritornerà. Sono ritornato, mo vediamo, non mi metto in croce, mo vediamo. Ciao. Franco Altamura è insomma l'amico per definizione di Zdeněk Zeman, non c'è voluto molto per convincerlo a tornare a Foggia, a riaprire Zemanland. Diciamo che le cose quando sono mature non ci sono problemi. Il problema è quando vogliono trasformare una cosa ancora acerba in matura. Non è possibile, ogni cosa ha suo tempo. Ma si può ripetere quel periodo d'oro? Non è che si può ripetere quel periodo d'oro. Io dico sempre, noi cerchiamo di fare le cose al meglio e meglio. Diciamo, quando tu fai una torta, no? Dici, ho fatto quattro, che bellezza. Prova a fare un'altra torta, cioè, non è tonda, è rettangolare, ma deve essere bella, è bellissima. A copiare non è possibile. Io solo una cosa è uguale a me, è il gemello che ho, e basta, poi non ci sono altre. Io ci metterò tutto quello che Vieni, attenzione, scusate. State qua, aspetta, firmano un po', blocchiamo noi un po'. Aspetta, mi fai passare. Sta il camera lì dietro. Oh, mister. Lino, siamo voi due. No, siamo qua, Lino. Lì, qua. Cristian. Vabbè, però, davanti. Dai, te le blu, sta con noi. Mister. Mister, ci sei, Cristian? Vieni, aspetta, poi è usato a casa, no? Vai. Aspetta, mister, che emozione? Sì, bella cosa, non me l'aspettavo, ma... Senta, ciao. Mister, ma la gente si chiede, si possono ripetere i miracoli di 20 anni fa? La gente se lo chiede, è giusto chiederselo, poi nel calcio non si sa mai, sicuramente noi vorremmo ripetere, però non siamo soli, abbiamo avversari, abbiamo tanto lavoro da fare e speriamo di lavorare bene. Ma è un Foggia che partirà con i favori del pronostico al prossimo campionato di prima divisione? Non lo so, io me lo auguro, a parte che i favori di pronostico non dicono niente, conta campo, e io spero che sul campo la squadra riesca a convincere, riesca a vincere. Calcio spumeggiante, l'intoccabile modulo 4-3-3, insomma la solita ricetta di Zeman. Spumeggiante, io vorrei, poi noi stiamo cercando di fare una squadra con dei talenti, e spero che quei talenti usciranno fuori sul campo. Era praticamente impossibile dire di no a Casillo, dire di no a quel progetto che andò così bene una ventina di anni fa? No, era anche possibile, ma se non l'ho detto e se sono qui vuol dire che ci siamo trovati d'accordo. Ecco, che cosa si sente di dire ai tifosi che l'hanno invocata, l'hanno inneggiata, insomma, che hanno sognato di vedere Zeman sulla panchina rossonera, e a distanza di 16 anni rieccolo Zeman, dunque la guida del Foggia. Allora il Foggia lo lasciò in Serie A, lo riprende in prima divisione, ma lo prese in prima divisione anche nell'86, e come 24 anni fa quel Foggia partì con meno 5, se lo ricorda, no? In penalizzazione, potrebbe partire con un punticino anche quest'anno.
Certo che me lo ricordo. Speriamo di fare bene. Poi ai tifosi io li devo ringraziare per la giornata di oggi, che sicuramente per me è stata grossa sorpresa e emozione. Come ho detto già a loro, io spero che ci staranno vicini, che ci aiutano e che principalmente si divertono quando vengono a campo. Bentornato a Foggia, mister, buon lavoro, in bocca al lupo. Grazie.